Oh ragazzi, è un happy hour un po' particolare quello di oggi, San Martino qui nel centro storico di Noto. Vittorio Stilanese, direttore sportivo del Noto Calcio, Pippetto Romano, il tecnico. Cioè, avete vinto la partita domenica ed si è scatenato l'inferno. Che è sta cosa, Vittorio? Realmente, cioè, il Noto è in piazza che si allena. In piazza che si allena perché non ci abbiamo dove allenarci, non ci abbiamo campi. Non ci abbiamo non siete stati sfrattati dal campo? No, non ci sono le condizioni strutturali, ecco, mettiamola, iniziamo a dire le cose. Gli allenamenti. E giustamente la squadra ha deciso di allenarsi al centro di Noto per far capire un po' le difficoltà e tutte le problematiche che ci attanagliano da, penso, da un mesetto a questa parte. Sì, perché possiamo dire che i ragazzi hanno avuto il rimborso di settembre, giusto? Quindi sì. Completo. E so anche che i ragazzi stanno pensando da soli alle cure. Non, sì, c'è, non c'è nessuno che si è adeguato, si è integrato. E questo non è una gran cosa, perché il giocatore deve essere tutelato. L'aspetto medico fa, secondo me, porta una società dai 5 ai 7 punti durante l'anno. E c'è una buona organizzazione medica. Purtroppo abbiamo avuto delle grosse problematiche a livello sia gestionale che... Allora, il presidente sull'aspetto generale, Zani, la famiglia, sì, si è tirata fuori, ufficialmente? Ufficialmente sì. Che mi è stato comunicato ieri sera. Anche perché su carta non erano loro ancora i dirigenti ufficiali. Però sinceramente ieri sera mi sono stato chiamato, sono stato telefonato dallo stesso Graziano Zani dicendomi che purtroppo loro non andavano più avanti per questa avventura, perché giustamente c'erano delle situazioni che non sono andate a buon punto, degli accordi che non sono andati a buon punto e a buon fine, e poi loro giustamente non se la sentono di proseguire da soli questa avventura. Mister, tu hai accettato Noto con coerenza o perché c'era tanta voglia di lavorare a prescindere? La passione ti ha fregato in questa circostanza? No, mi ha fregato no, io sono arrivato con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualcosa di buono. Ma dal mio arrivo adesso devo dire che ho trovato tantissime difficoltà. Una piramide al contrario? Esattamente, sì. Non ultimo quello che è successo oggi pomeriggio, dove si arrivava da un risultato importante dopo tanti mesi, dove la squadra stava crescendo sotto tutti i punti di vista, e abbiamo trovato questa bella notizia, ci ha tagliato le gambe. Stiamo vivendo una situazione molto, come dire, difficile nel calcio, perché è troppo facile costruire una società e ucciderla. La problematica sta nelle norme, sta negli uomini, o perché ancora si crede che il calcio si possa diventare una pattumiera differenziata? Ma negli ultimi anni sicuramente sono successe tantissime cose che hanno cambiato il calcio. Ci sono dirigenti che si improvvisano come dirigenti che vogliono capire o quantomeno sentirsi competenti della situazione, si imbarcano e dopo due mesi succede sempre il patatracchio. Ormai negli ultimi anni è stato sempre così e succederà, penso, sempre peggio, sempre no? Peggio, sicuramente sempre peggio. Vittorio, tu adesso hai, come sempre ancora tuttora, la responsabilità sui giocatori, perché magari se tu oggi dovessi dire ragazzi andiamo tutti a casa, i ragazzi vanno via, credono ancora nella tua posizione. Ma io personalmente vorrei continuare, devo essere sincero. Tu sei uno che proprio a te è proprio il piccone. Ma io devo tanto alla città di Noto, sinceramente devo tanto alla tifoseria, alla gente che mi ha sempre sostenuto. E questa gente ci bisogna dare atto che e bisogna rispettare. In questo momento non sono rispettati da chi li dovrebbe rispettare. Io mi sento di rispettare sempre queste persone, perché te l'ho detto, nei momenti difficili dello scorso anno e anche quest'anno, nonostante tante difficoltà, ci sono stati vicini. Non lo finirò mai di dire questa cosa, però nello stesso tempo viene il rammarico, perché per me questa squadra, l'ho detto dal primo giorno, con la massima, lavorando con la tranquillità e la serenità, questa squadra può fare punti. Lo ribadisco, qualcuno aveva detto che non faceva nemmeno un punto, da adesso a dicembre. Sì. Io ti dico, questa squadra
potrebbe fare dai 15 ai 16 punti. Tu rimani comunque sempre legato al campo, diciamo, da questa... riesci, hai imparato a metabolizzare tutte queste problematiche. No, a me non mi spaventano le difficoltà, Ciampano. Non mi sono mai spaventato, anzi, mi casavo quando le cose diventavano difficili o impossibili. Ho cercato di dare sempre il massimo. Non consegnate formalmente la squadra al sindaco? Perché sembra che dalla conferenza stampa, quando è stato presentato il Noto, il sindaco ha detto: il Noto deve vivere da sé, se non ricordo male. Quindi in questo caso magari potreste avere la sensibilità del sindaco Bonfanti, ma non potreste avere l'attendibilità delle azioni per poter salvare il Noto. È da considerare questa eventualità. Ma io la conferenza stampa non ricordo perché non c'ero, sinceramente, non so che cosa abbia detto il sindaco, però la squadra non è mia, la dirigo come direzione sportiva, questa squadra, ma questa squadra è della città di Noto e dei cittadini di Noto, e loro hanno bisogno di questa squadra perché vivono per questa squadra, come dovrebbero tenerci tante persone a questa squadra, perché la Serie D secondo me un campionato importantissimo. È una ghigliottina per il calcio comunque, per le società, perché o fai la capitalizzazione da una squadra di Lega Pro o rischi di fare il default amministrativo. Questo è il campionato più difficile di tutti i campionati. La Serie D è il campionato più difficile perché ne vince una squadra, vince una sola squadra. E per vincere non ci vogliono tante risorse, ci vuole un po' di competenza e un po' di saperti muovere. Mister, chiudiamo. Quanto è adesso problematica la sua gestione con i giocatori? Proprio dal punto di vista del campo, perché lo spogliatoio è importante, quella è la sua chioccia, lei è la chioccia di tutto questo. Come si fa a portarli in campo e farli allenare? Intanto dobbiamo aspettare gli sviluppi di quello che succederà tra stasera e domani, poi sicuramente si vedrà come organizzarci. Io credo che se dovessimo ricompattare un po' tutto, credo che ho la squadra con grande motivazione in questo momento per continuare a fare bene, a tirarci fuori da questa situazione. Però, come diceva il direttore prima, bisogna che ci diano la possibilità di lavorare bene. Lei non darà le dimissioni? Che c'entra le dimissioni? Non mollerà, ecco. Siamo stati... Voi a chi molla siamo anche? Siamo stati cacciati tutti in questo momento, perché il presidente è arrivato e ha detto che da stasera in poi lui non continuava più e che ci potevamo tenere tutti. Dalla serie in siciliano si dice "ratevi vesso". Lo capiranno anche a Roma questo tipo di linguaggio, non si preoccupi. Aspettiamo quello che è l'evolversi della situazione e poi vedremo. Ok.